Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video in un orario abbastanza anomalo. Ho smesso momentaneamente di scrivere i miei due video che li farò domani, li farò uscire domani sia su questo canale che nel canale Extra. Canale Extra che troverete il link sotto in descrizione, troverete anche il link del mio canale Viola, Twitter e Instagram e poi il sito Che Calcio, codice PEP come sempre per ottenere il 15% di sconto, ordini superiori di 79 euro a spedizione gratuita, ma fino al 31 luglio, ovvero fino a sabato, c'è la promozione che se pagate 59 euro tutto l'ambaradan potete chiedere nell'info box due magliette gratuite. Poi sempre in descrizione troverete il gruppo Telegram che potete chiedere informazioni in maniera più approfondita. Ovviamente iscrivetevi al canale, condividete, attivate la campanellina per rimanere aggiornati. Dunque, solo ora ho trovato, come ho detto, il tempo libero di fare il video perché non volevo intossicarmi, ma non ce la faccio. Anche perché se faccio questa tipologia di video, ok, molti mi danno del lamentoso e qualcuno sicuramente dopo il video, dopo aver visto un minuto appunto e 26 di video, commenterà stoppando, stoppando, scriverà e ma te lamenta sempre e poi non lo vedrà più probabilmente. Non so ancora che titolo metto, ma comunque io sinceramente sono un tifoso che leggendo e vivendo certe situazioni si rompe le palle, cioè non ci sono minimi termini per descrivere il mio stato d'animo. Uno stato d'animo incazzato, uno stato d'animo deluso, uno stato d'animo anche rassegnato, troppo rassegnato. Perché allora io non capisco una cosa, una fottuta cosa non capisco. Se andiamo in Champions, facciamo acquisti di merda, Maximovic, Lobotka, Elmas e via dicendo. Se non andiamo in Champions, accampiamo scuse e difendiamo De Laurentiis, o meglio, difendete De Laurentiis dicendo: ma abbiamo debiti, come facciamo gli acquisti se non andiamo in Champions? Ma cosa pretendi? Ma questo, ma quello. La domanda è: perché dobbiamo andare in Champions? Per i soldi. Perché peraltro è inutile, ok? È totalmente inutile. Ma visto che non sei andato in Champions, devi fare di necessità virtù. Però per fare di necessità virtù devi fare qualche sacrificio. Qualche sacrificio che però devi fare a morte subito, ok? Io ho appena letto che Gulam si sta riprendendo. I test fisici hanno detto che sta bene, che raggiungerà i compagni e il mister a Castelvetrano. Spalletti lo abbraccia molto calorosamente, ma sempre con il distanziamento. Allora, io mo vado a vedere un attimo. Anzi, no, non vado a vedere perché, ragazzi miei belli, noi stiamo campando con Gulam e Marerui da almeno 6 anni? 6-7 anni? Negli ultimi anni, il tanto ansioso di aspettarlo, Gulam, nel 2017, rottura del crociato al ginocchio destro. Un anno dopo, rottura della rotula in allenamento nello stesso ginocchio, e poi l'anno scorso, cioè nel 2021, un paio di mesi fa, a marzo, rottura del crociato al ginocchio, questa volta sinistro. Dico io, perché dobbiamo aspettare un giocatore che dopo tutti questi infortuni potrebbe ricadere e quindi rimanere ancora una volta la squadra con le pacche nell'acqua? Cioè, io ho letto che stanno aspettando Gulam e quindi hanno frenato
per qualsiasi intervento sull'esterno, cioè sul terzino sinistro. Mi spiegate come cazzo dobbiamo campare ancora con Gulam e Marrui? Me lo spiegate? Mo, lasciando stare il discorso del Tlamienda Seb, lasciamo stare questo discorso. Ma mi spiegate come campiamo con Gulam, che per me è un morto che cammina, è un ragazzo poverino sfortunato che lui non ha nessuna colpa, per carità di Dio, per carità di Dio, non ha nessuna colpa, però nel bilancio 2 milioni e poco più li guadagna, ma negli ultimi 3 anni non ha fatto un cazzo. Ok, questi 2 milioni e tot non li ha proprio dimostrati in campo. Marrui, anche lui mi sembra guadagna 2 milioni, che è scarso come la merda, con tutto il rispetto, ma non è colpa sua, dei suoi limiti. Cioè, ma dico io, no, vendili a tutti e due, o almeno rescindi. Qua, caro Gulam, qua subentra colpa tua. Qua, caro Gulam, colpa tua ce l'hai, perché sai che fisicamente non puoi rendere. Quindi rinuncia a questo stipendio succulento, chiedi la rescissione e aiuti un po' la società. Perché ragazzi, quest'estate, questo discorso del il Napoli non può spendere vale pure per i rinnovi. Quindi è inutile che parliamo di Insigne che deve guadagnare 6 milioni. No, ma io, dobbiamo giocare tutti al ribasso. Se Insigne deve avere quei tot milioni che gli merita, allora Gulam deve andare a fanculo. Marrui deve andare a fanculo. Mertens deve andare a fanculo. Koulibaly, se vuole rimanere, e secondo me vuole rimanere, deve ridursi l'ingaggio. Perché, ok, che De Laurentiis deve andare contro ai giocatori. Però pure i giocatori devono andare contro alla società. Cioè, il matrimonio si fa sempre in due. Cosa voglio dire su questo video? Voglio dire che a passare un altro anno con Gulam e Marrui, sinceramente, mi cascano le palle. Cioè, ma io molti gol sono nati sulla fascia sinistra. Meno male che non fosse l'hanno apparato. Ovvero Isai se n'è andato alla Lazio, quindi ciao, ne bello, ciao ciao, quindi uno scarso ce l'hanno l'uotananza. Però sperare ancora una volta Gulam, voglio sperare ancora in Gulam, tutto bene, non ce la faccio. Abbiamo sperato una volta, abbiamo sperato due volte, la terza volta no, non ce la faccio. Quindi mi aspetto e spero un terzino sinistro integro e forte. Mi aspetto, e lo ripeto, campare sulle speranze su di Gulam, non gli ammannanza. Non gli ammannanza. Fatemi sapere la vostra su Gulam, Mario Rui e sulla situazione in Napoli. Un saluto a tutti, lasciate un mi piace se vi è piaciuto. Mamma mia, che situazione è merda. Ciao, io.